Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi affrontiamo la cripta del Tartaro, la gabbia di Sisifo che si trova nelle terre della Fucina, esattamente qui a ovest. Andiamo a vedere come risolvere la cripta. Sopra c'è anche il boss leggendario, però. Ragazzi, se il video vi è stato d'aiuto o vi è piaciuto, lasciate un like, aiutate tanto il canale. Vediamo. Ragazzi, questa cripta è abbastanza semplice, sono due stelline. È semplicemente un po' noiosa e bisogna stare un attimo attenti e ricordarsi, come al solito, lo scrigno, che ce lo dimentichiamo sempre. Allora, attiviamo questa cosa qui e facciamo uscire una sfera infuocata. Questa qui ce la tiriamo e ce la dobbiamo tirare per tutto il resto della cripta, perché questa cripta sostanzialmente è una sola sezione praticamente. La facciamo arrivare giù e poi semplicemente la portiamo da quest'altra parte. Attiviamo il cristallo. E andiamo avanti. Questa qui era sostanzialmente la parte in cui si spiegava la meccanica della cripta. E come vi dicevo, questa è la sezione in cui dobbiamo risolvere la cripta. Allora, iniziamo con una scatola, ce la portiamo dall'altra parte. Ora dobbiamo far salire sopra. Quindi la mettiamo su questa pedana, la facciamo salire su al secondo piano. E intanto saremo anche noi. Perfetto, a questo punto dobbiamo spostare, come vedete, quella scatola su quella pedana lì. Per poterlo fare, riusciamo ad andare dall'altra parte da qua? Sì, ci riusciamo. Di lì. Esatto. Quindi tiriamo la scatola da questa parte. E poi purtroppo, ragazzi, bisogna andare. Questa cripta la faremo quasi tutta così. Bisogna andare dall'altra parte a ritirarsi la scatola. Dobbiamo stare solo attenti che non finiamo la resistenza nel processo e scendiamo giù. In questo modo si apre la porta e si attiva il vento e quella sfera va dall'altra parte. È scesa giù. Dobbiamo riportarla su utilizzando questa piattaforma. Blocchiamo la sfera. Attiviamo con questa leva. La sfera risale su. Adesso dobbiamo andare lì per portarla sul flusso d'aria. Ce la dovremmo fare. Così la sfera va al piano di sopra. E adesso mi sa che dobbiamo tornare indietro. Sono ragionevolmente certo, esatto, per tirarci la sfera sul corridoio. Esatto, poi andiamo su questo balconcino, ce la tiriamo qui e sono quasi sicuro che non riesce ad arrivare da sola. Non c'è mai riuscito, non ci riesce. Quindi di nuovo ripassiamo dall'altra parte. Andiamo lì. Ragazzi, state attenti con la resistenza perché vi finisce andando avanti e indietro. E ce la ritiriamo qua. Arriva lì, arriva alla fine del corridoio. Ci andiamo anche noi.
utilizziamo questo trampolino per farci portare più su. Adesso scendiamo qui. La sfera dovrebbe essere... ah, la sfera è andata giù, ragazzi. Però sostanzialmente abbiamo finito. Prima di finire risaliamo su e andiamo a prendere lo scrigno. Qui c'è un'apertura, dopo ve lo faccio vedere anche da sotto dove sta lo scrigno. È il modello spirito della capra. Andiamo di lì. Ecco, la sfera è arrivata esattamente lì. Noi ce la tiriamo dietro. Per quello che riguarda lo scrigno, ragazzi, come arrivate nella sezione, c'è quel corridoio che va lì a sinistra, e quello è il corridoio dello scrigno. Poi riattiviamo la leva per far scendere la sfera giù. Esatto. Adesso però non ricordo esattamente dov'è il meccanismo. Ok, sta là. Quindi andiamo sotto al ponte e ci tiriamo la sfera per farla entrare nel meccanismo che sta lì a destra. Cioè, ci dovremmo riuscire a tirarci. Vabbè, ci fermiamo qua. E ce la tiriamo. Ma dai. Ok. Abbiamo finito la cripta. Compreso lo scrigno. Qui c'è uno scrigno e una cripta. E possiamo andare direttamente alla fine. Controllate sempre prima la resistenza. Perché anche se non sembra, c'è un po' di strada da fare. E possiamo finire la cripta. Ragazzi, io vi ringrazio. Spero che il video vi sia stato d'aiuto. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Ciao!